Ciao amici di Gorizia TV, guardate dove mi trovo, il mulino di Stalis, Gruaro, intervista alla signora Matilde, che sono arrivato in ritardo ma me l'ha concessa lo Bene, stesso, allora ci vi lascio al troviamo, generale, servizio. mi dica generale, ci Al troviamo mulino di al Stalis, mulino di Stalis, Gruaro. Gruaro e l'altro paese come si chiama? È Sesto Regona. Ecco, questo io faccio vedere la cartina, intanto adesso vi faccio vedere il posto. Poi, per grande fortuna, ho trovato Matilde, che è la responsabile di questo posto magnifico, diciamo. E sono riuscito a entrare a vedere, a disturbarla perché aveva già chiuso e diciamo. Comunque adesso io vi faccio vedere tutto. Intanto sentite questa luna, questo uccellino, sentite che roba. E c'è anche Fulmine che viene a vedere il servizio. Sì, l'ho già visto qua a destra. Intanto vi faccio vedere, eccolo qua, così, guardate che... 2, 3, cari amici di Gorizia TV, siamo con la signora Matilde, che io sono arrivato un po' in ritardo, Matilde, perché avete un posto che è magnifico, dimmi il nome. Ma è una zona confinante con Sesto Regena, quindi siamo a cavallo fra Veneto e Friuli. E siamo aperti tutte le domeniche, dalle 15 alle 18, mentre a luglio dalle 16 alle 19 anche ad agosto. Vi aspetto quindi la domenica e la prossima domenica, se avete piacere, ci sarà l'inaugurazione dell'apertura dei mulini di Stalis. Saremo aperti dalle 9 fino alle 7 di sera con varie piccole manifestazioni, con concorsi di pittura. E varie Sì, cose. varie cose. Comunque questo sito da quanto tempo esiste? Beh, è un sito decisamente antico. I mulini si fanno, diciamo che le prime testimonianze storiche sono risalenti al 1400, probabilmente sono anche Anche prima, prima. perché insomma faceva parte del sostentamento dell'uomo medievale, quindi sicuramente antecedente. E sono rimasti attivi fino agli anni, quel mulino, che è quello più nuovo, è stato attivo fino agli anni 70 del 1900, ovviamente sono stati dismessi, come buona parte dei mulini che ci sono qua in giro, che è una zona poi ricca di mulini. Diciamo che è un sito veramente molto importante, Direi proprio anche di sì. molto importante, ma anche molto. Tu arrivi, ti sembra di essere in un posto, come si Sì, dice? molto suggestivo, quasi magico, E ti tranquillizzi. sì, assolutamente, in mezzo alla natura, tranquillissimo. Bella, senti. Bello. Allora, Matilde, allora diciamo alla gente, ogni domenica, sabato e domenica. Eh sì, e mi raccomando di arrivare prima delle 18. Sì, prima delle 18. Ecco, va bene. Senti, intanto grazie mille e buon lavoro a te. Eccolo qua. Allora, adesso siamo con la passerella. Guardate che posto magnifico, amici. Guardate, io vi porto, adesso abbiamo appena fatto l'intervista. Matilde, diciamo che è una volontaria. Guardate che posto. E dopo vi faccio vedere tutto il resto, che è una cosa magnifica. Guardate che bel posto. Potete venire tranquilli, domenica venite a farvi un giro qua potete sedervi. Qua avete, guardate, un sito veramente molto antico, dell'epoca, del Medioevo. Benissimo, esatto. Un po' come disturbiamo Matilde, eh? Per oggi ci sopporta. Adesso ci fa. Esatto, grazie. Ci fai vedere adesso un attimo l'allinatoio, no? Per la prossima domenica.
precedente, nel mulino che abbiamo visto precedentemente, è stata una ricostruzione. Una ricostruzione della, delle... Esatto. Diciamo che adesso torneremo di nuovo a questo sistema, con questi problemi poco. Che abbiamo, no? Visto? No? Con la corrente e tutto. Sta... Esatto, ecco, esatto. Torneremo di nuovo qua, mi sa. Senti, allora, ecco, ok. Allora, abbiamo anche due turisti, tre turisti. Avvicinati, Giusy. Giusy, venga qua. Voi di dove siete? Allora, io abito qua a Cordovano dal 2006. Ecco. E io sono la sua vicina, invece, a Cordovano. E allora? È la prima volta che riusciamo a venire a fare un giro e vedere anche l'interno. Non ero mai stato, una vergogna, devo dire la verità. Mi vergogno profondamente. E deve dire alla gente, venite a vedere. Venite a vedere Mulini di Stalis perché merita. E grazie al Signore che se non era per sì. lui qua, col cavolo, che riuscivamo a vederlo stavolta. Gorizia TV. Gorizia TV. Cosa vuol dire? Allora, mi raccomando, invogliate la gente a venire. Ma devono venire a un posto meraviglioso, c'è una pace, si sta da Dio, veramente, veramente bello. Bene. Ho tagliato il mio albero. E buono, non importa. Comunque, allora, io vi saluto e complimenti a voi. Grazie. Salve. Grazie. Guardate che pace, ragazzi. Allora vi ricordo sempre, sabato e domenica. Siamo appena entrati che dopo vi farò vedere l'intervista. Guardate che bel posto, guardate che posto. Questo è il mulino. Piace questo posto? Relax. Guardate anche la gente delle oca. Sì, sì. Guardate un po'. Attenzione ai tacchi e alle biciclette. Allora, io vorrei concludere un attimo. Andiamo all'inizio. Allora concludo qua, con questo posto magnifico.